Si tratta invece di condurre le nostre giornate con passo lieto, guardando avanti con fiducia, senza trascinarci di malavoglia, schiavi delle lamentele. Queste lamentele rovinano tante vite, perché uno si mette dentro e lamento, e la vita va giù. E sempre come le lamentele ti portano a cercare sempre qualcuno a chi incolpare. Andando verso la casa di Elisabetta, Maria procede con il passo svelto di chi dà il cuore e la vita piene di Dio, piene della sua gioia. Allora chiediamoci noi, per il nostro profitto, com'è il mio passo? Sono propositivo oppure mi attardo nella melancolia, la malinconia, la tristezza, no? Vado avanti con speranza o mi fermo per piangermi addosso? Se procediamo con il passo stanco del brontoli e delle chiacchiere, non porteremo Dio a nessuno, soltanto porteremo amarezza, cose oscure.